Siamo in collegamento Skype con Salvatore Gazziano, Soldi Expert. Ben ritrovato Gazziano, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, dovrebbe esserci un rimbalzo, questo dicono le preaperture. Sembra che le tensioni tra Stati Uniti e Cina, che ieri hanno spaventato, caratterizzato l'andamento dei mercati, siano in qualche modo superate. Ma diciamo che ancora ci aspetta un percorso lungo, molto accidentato, con salite e discese anche molto profonde. L'abbiamo visto proprio nel mese di aprile, dove c'è stato un rimbalzo, diciamo, abbastanza forte dei mercati azionari dopo il tonfo abbastanza inusuale per i mercati, almeno degli ultimi decenni, di quello di marzo. Però quello che si è già visto nel mese di aprile è comunque un mercato che inizia a fare delle distinzioni molto forti, sia a livello settoriale che a livello di comparti, perché da inizio anno comunque abbiamo alcuni settori che sono tornati vicino praticamente ai valori di fine dicembre 2019, in particolare il settore farmaceutico, e anche il settore tecnologico sta comunque tenendo molto forte l'azionario USA e di fatto l'azionario mondiale, mentre alcuni settori, nonostante un rimbalzo molto forte nel mese passato, penso al settore dei viaggi e dell'intrattenimento, quindi le compagnie aeree soprattutto, ma non solo, piuttosto che il settore automobilistico, di cui magari vale spendere qualche parola in più, hanno visto sì lo scorso mese un rimbalzo anche del 15-16%, ma da inizio anno sono sotto del -30-35%, quindi un mercato che diciamo sta già iniziando a decretare vincitori e vinti, anche se magari la cronaca che viene fatta anche talvolta da analisti, che adesso il settore farma piuttosto che quello tecnologico diventano più centrali nei portafogli dei clienti e diventano settori assolutamente da avere in portafoglio, in realtà è qualcosa che è iniziato. Abbiamo pubblicato questi giorni un grafico su un canale che abbiamo aperto, Soldi Expert Club, in cui fa vedere che dal 2015 a oggi in realtà questa tendenza è pazzesca, cioè il settore bancario e il settore petrolifero, tra l'altro due settori che sono stati straconsigliati in questi anni, talvolta anche i nostri capitalisti nostrani hanno messo lì i loro soldi delle aziende di famiglia perché considerati come investimenti sicuri, sono dimostrati degli investimenti assolutamente in grandissima discesa. Il peso dell'oil e del gas all'interno dell'azionario europeo è passato al 4-5%, quello delle banche al 7-8%, mentre invece settori come il pharma addirittura oggi pesa il 23-24% fra un poco dell'azionario europeo, e anche il settore tecnologico, nonostante in Europa non abbiamo campioni mondiali come negli Stati Uniti, è raddoppiato di peso. Quindi in realtà quello che stiamo vedendo è un'accelerazione anche di alcune scelte di portafoglio, non solo di comportamenti di acquisto dei consumatori. Allora, un titolo da seguire oggi attentamente sarà Essilor Luxottica, che informa valuterà la cedola entro l'anno in caso di ripresa. Chiaramente il tema della distribuzione dei dividendi, della distribuzione della cedola, è un tema molto importante che riguarda un po' tutti i gruppi, quindi su Essilor Luxottica c'è questa notizia, e Essilor fa sapere anche che il business ottico sarà tra i primi a ripartire, un titolo che seguiremo da vicino. Lei ha fatto cenno, Gazziano, all'automotive, ieri i dati sulle immatricolazioni, oggi ci sono i conti di Fiat Chrysler. Questo è uno dei settori che inevitabilmente adesso sta risentendo di più della crisi. Ci sono però dei segnali, secondo lei, delle possibilità di ripartenza? Ma saranno sicuramente abbastanza importanti questi primi giorni. Ieri hanno riaperto i concessionari in Italia e oggi, tra l'altro, in Germania si tiene una riunione proprio con la Merkel e con i principali governatori degli stati tedeschi, penso alla Baviera, alla Sassonia e altri stati che sono più coinvolti nella produzione automobilistica, perché quello che si è abbattuto nel settore dell'automobile già da un anno e mezzo era in grande sofferenza, è stato un vero tsunami, si calcola in 300 milioni di dollari al giorno i danni che sta provocando questo fermo.
Abbiamo visto dati drammatici, meno 97% in Italia. Addirittura settimana scorsa ho twittato che casa Maruti Suzuki, che è il più importante produttore industriale automobilistico in India, non ha venduto nello scorso mese nemmeno un'auto in un paese da 1,3 miliardi di abitanti. Quindi sicuramente lo shock è stato forte, anche perché comunque sappiamo che per l'effetto del lockdown dal 10-11 marzo anche in Italia i concessionari sono chiusi. La sfida del settore automobilistico è molto alta, ma in Germania stanno naturalmente anche lì con aiuti di Stato o aiuti regionali, stanno pensando comunque di dover intervenire con forti incentivi, perché da una parte ci sono teorie e analisi che dicono che l'auto potrebbe comunque tornare nelle preferenze dei consumatori rispetto a mezzi come metropolitane e autobus, perché è considerato più un guscio protettivo e quindi potrebbe esserci anche un ritorno di acquisti da questo punto di vista. Dall'altra, le persone con difficoltà a prevedere anche il loro stesso futuro lavorativo, professionale, imprenditoriale, probabilmente anche il settore dell'industria dovrà studiare nuove formule per cercare di incentivare l'acquisto. È comunque una sfida molto importante quella del settore automobilistico per tutti i paesi e anche per l'Italia, dove è un settore, ricordiamo, che dà lavoro a una filiera importantissima e che non è ancora stato trattato come in realtà molti settori, soprattutto anche quello delle piccole e medie imprese, ma che assolutamente necessita di una spinta molto forte e da parte anche di tenere in piedi un'industria che è una fra le poche che ci permettono di competere a livello internazionale e di fare avanzi nel import-export. In chiusura, Gaziano, sul mercato del petrolio stiamo vedendo dei rialzi sia sul WTI che sul Brent. Il WTI che ritorna sui $22 al barile, oggi proprio il comparto dell'oil gas potrebbe fare da traino sui mercati azionari. Ma diciamo, rimane un settore molto molto, secondo noi, fuori dai padri di famiglia, perché è un settore che anche per la struttura di molti prodotti collegati è estremamente speculativo. Anche qualche giorno fa uno dei principali emittenti di ETF praticamente si è in parte tirato indietro, di ETC per la correttezza. Diciamo che anche qua è tutto molto legato a come riprenderà la vita, il day after, da parte dei vari paesi, della produzione industriale, perché oggi galleggiamo in un mondo pieno di petrolio con aerei che non volano, anche se anche qui ieri girarono le prime foto dei satelliti degli aerei. In realtà in questo momento il paese che è ripartito più di tutti sembrerebbe proprio di nuovo la Germania, dove si vedono una marea di cieli ripieni di voli, però in ogni caso, cioè ripieni di voli rispetto ad altri paesi naturalmente, visto che anche qui il traffico è crollato e dove comunque la produzione è veramente molto ferma a fronte di un'offerta che è altissima. Quindi è un settore in cui in questo momento ancora noi non abbiamo assolutamente all'interno di nessun portafoglio, nemmeno su storie che vengono sempre raccontate dei titoli del dividendo, che hanno purtroppo affossato i portafogli di molti risparmiatori che hanno creduto a queste favole che troppo semplicisticamente vengono vendute in questo settore. Grazie Salvatore Gaziano, Soldi Expert, grazie e buon lavoro.